la preziosa Alaska di Sally Bravo, cantatrice. Si trova vicino a Mazzabucio, a 400 metri di Navaria. È una frazione che io conosco bene, molto bene, perché praticamente ho vissuto tanto tempo in questa frazione, essendo mia madre nata lì. Lì c'era mia nonna, mio zio, uno dei pochi zii che frequentavo, anche perché un altro stava a Roma, altri non ne avevo. E la mia vita praticamente, finché non mi sono sposato, ecco, parte della mia vita si è svolta là. Le mie amicizie, i ragazzi d'infanzia, gli amici d'infanzia, siamo tutti qui in Alaska. E perché voglio parlare dell'Alaska? Innanzitutto, perché si chiama Alaska? Ma ci ho pensato tante volte, ecco, è una vita che ci penso. Oggi, studiando i vulcani, dedicandomi all'attività vulcanica e sismica, così, alla buona, e mi è venuto in mente un qualcosa, è proprio l'Alaska, ecco, perché tutti li identificano con l'Alaska, dice ma che c'entra l'Alaska qua, che c'entra l'Alaska là. L'Alaska forse la ricollega per via dei geyser. Dietro l'Alaska ci sono delle missioni tipo geyser, che io ho ripreso 2 o 3 volte, ma proprio grossi getti paurosi. E che altro c'è? Ci sono storie di lupi, che poi magari tratterò in ultimo. E c'è il fenomeno del vulcanismo, perché suppongo che l'Alaska avesse un cratere. Siccome si trova su un grosso masso sul quale sono state edificate 7-8 abitazioni, ma anche di più, quindi già do l'idea, benché non siano enormi queste abitazioni, do l'idea dell'imponenza del masso. E questo masso aveva anche degli spazi liberi dentro, e spazio pure coincide con l'Alaska. Adesso io non mi soffermo sullo spazio, perché lo spazio conteneva, lo spazio interno, le due piazzette, una delle due conteneva una sorta di cerchio e muratura. Cerchio e muratura nel quale negli ultimi tempi veniva riversato il letame. Però non so se sia nato quel cerchio in una piazza pubblica comune, ecco, a tutta la frazione, a scopo di deposito di letame. Ormai è stato rimurato, è stato tolto il muro, e il pozzo, benché poco profondo, è stato ricoperto di cemento. Forse le missioni avvenivano in quel posto e nessuno le vedeva, magari. Non ci si è incontrato, non si è incontrato mai durante quel fenomeno, oppure avvenivano anche in un altro posto. Però là, nelle piazzette c'era un fenomeno termico. Fenomeno termico in quanto il freddo dell'Alaska, ecco, evoca il freddo. In Alaska ci sono anche i lupi. Penso che pure i lupi hanno bisogno di riscaldarsi, sentiranno freddo nelle stagioni più dure. Beh, questa è verità. Nelle stagioni più fredde, di notte, venivano sempre dei lupi, non tanti, 1 o 2, forse facevano il turno, non lo so, che dormivano in mezzo alle case. Venivano di notte quando tutti erano andati a dormire, e la mattina, prima che si alzassero, il lupo ripartiva, è stato visto, rivisto, se ne andava nel bosco, in montagna, veniva a riscaldarsi, perché appunto quei sassi probabilmente avevano un effetto
erano caldi, caldi rispetto agli altri sassi. Trovavano ospitalità, ecco, i muri che li riparavano, più il sasso sotto che poteva emanare un po' di calore. E questi lupi, ecco, non hanno mai fatto male a nessuno. E venivano, dormivano e se ne andavano. Non hanno fatto danno né a persone né ad animali in quella frazione lì. Adesso non so se gli abitanti miei coetanei, che poi sono andati ad abitare a Rieti, ricordano di questi episodi. Io lo ricordo bene perché ne parlavamo con mio zio tante volte, l'abbiamo sempre ripetuto. L'Alaska, alla sua destra scorre un pozzo che oggi non porta più acqua, forse nemmeno d'inverno. Ed io mi ricordo che fino al 1980 o anche di più, questo pozzo portava acqua fino all'inizio estate o ad estate inoltrata, e in inverno ne portava molta. Chi non ci crede può esplorarlo e vedere dei sassi, dei macigni che stanno sul suo letto, sassi grossi, quindi aveva portate notevoli durante l'inverno, nelle stagioni torrenziali, non so. Oggi non corre più, diventerà dalle stagioni. Stamattina però all'Alaska c'è stato uno sparo, non so se proveniva dall'Alaska. Io mi sono affacciato alla finestra e dopo qualche 3-4 minuti si è vista una grossa fumata nella parte a nord dell'Alaska, color blu, che è coincisa questa fumata con lo scoppio. E dopo si sono visti scoppi ben più grossi nelle montagne di sotto, provenire dalle montagne di sotto, cioè da Contigliano, Greccio, quelle zone lì, oppure dal centro della pianura. Io adesso non saprei dire, che poi sono state giustificate, ecco, da foto, dai risultati che hanno dato le foto, che mostravano dei molti geyser, molti getti d'aria, di anidride carbonica, non so, di vapore acqueo. Cioè, in atto, secondo me, lì giù, c'è in atto lì giù un qualcosa che lascia sospettare il risveglio di qualche vulcano, di qualche cratere che si è svegliato, ma diciamo la chiara e tonda. Secondo me le cose stanno in questa maniera. Perché noi i fumi, i fuochi non li sappiamo fare. Però guardate un po', pigliatevi questo. Sindaco, pigliate questo qua. Gli fai una pipa questo. Quelli da pece, quando li fanno così. La nascita del secondo vulcano a Cantarice. I fuochi cantariciani. Che passano gli elicotteri da portare e rimangono invisibili. Visto che i figli di ognuno qua sono diventati dottori,